Ciao, eccoci qui un'altra volta alla nostra fabbrica vocale. L'argomento di oggi è l'emissione della voce. Quindi, in pratica, cerchiamo di capire come, attraverso l'uso della respirazione, il nostro corpo riesce a generare il suono della voce, sia essa cantata o parlata. Il meccanismo funziona utilizzando la muscolatura, principalmente addominale, con l'utilizzo di alcune fasce muscolari pettorali e dorsali, attraverso il quale riesce a generare una pressione d'aria all'interno della gabbia toracica, cioè nella zona dei polmoni, affinché quest'aria, arrivando alle corde vocali, riesce a metterle in vibrazione. Adesso cerchiamo di capire un po' meglio nel dettaglio come il sistema funziona e poi ti farò qualche esempio pratico per riuscire a darti effettivamente l'idea. Torniamo a parlare della siringa come oggetto che abbiamo già visto quando si parlava della respirazione. Dunque, se noi immaginiamo l'oggetto e pensiamo alla zona nel quale si può contenere il liquido, che noi chiamiamo camera, e pensiamo allo stantuffo di gomma che ha la capacità di potersi spostare, quindi quando viene tirato, quando c'è una trazione, è in grado di risucchiare all'interno della camera il liquido. Oppure al contrario, quando viene compresso, quindi quando io esercito una pressione nella parte posteriore della siringa, io comprimo il liquido e questo liquido uscirà. È evidente che la differenza di pressione che io do, e quindi che si trasforma all'interno della camera in pressione più o meno alta, consentirà al liquido di uscire con maggiore forza o minore forza. Nel caso del canto, quindi nel nostro sistema di produzione del suono, il sistema è analogo. C'è quindi una relazione tra la spinta muscolare e la produzione di un suono. In particolare, una spinta maggiore genererà suoni di intensità maggiore. Per intensità, nel campo musicale, si parla di volume, è detto in maniera molto più semplice. Ma non solamente, spinta maggiore ti consentirà di cantare note più acute. Per acute intendo queste oppure queste, quindi suoni gravi, suoni acuti, ok. Dunque, la contrazione muscolare è alla base di questo meccanismo di generazione del suono. Quello che cerchiamo di imparare è a, diciamo, capire come il nostro corpo riesce, attraverso la contrazione, a generare il suono, quali sono le sensazioni che il nostro corpo ci dà, perché attraverso quelle riusciamo a capire se il nostro, diciamo, se la nostra tecnica è buona, soprattutto se funziona bene e non danneggia le nostre corde vocali. Ora, faccio un esempio pratico che poi faremo nelle prossime lezioni insieme. Io ti suonerò il pianoforte e tu farai gli esercizi. Prendo una nota che per me è molto comoda, che è il Do 4. Ok, C4. Dunque, se fossi una voce grave, una voce maschile grave, andrei a prendere il Do che sta all'ottava sotto, che in questo caso si chiamerebbe Do 3. C3. Per le voci femminili, la nota che utilizzerò io, il Do 4, cioè questa, è perfettamente molto comoda per iniziare a fare gli esercizi. Non parliamo ancora di appoggio, di apertura della bocca, stiamo molto vaghi, perché la cosa che mi interessa in questo nostro incontro è quello che tu riesca in qualche modo a poter generare un suono pensando al meccanismo. Quindi, dicevamo, cosa facciamo? Svuotiamo l'aria come siamo abituati a fare negli esercizi per la respirazione. Inspiriamo ricordandoci di gonfiare la parte dell'addome. Questo sai che cosa vuol dire, quindi una respirazione diaframmatica. Dopodiché esercitiamo una leggera spinta addominale, principalmente addominale, la quale spinta fa rientrare le viscere, tutte diciamo, gli organi che avevamo spostato inspirando verso l'esterno, quindi, dicevo, li fa ritornare al loro posto all'interno, i quali spingeranno il diaframma verso l'alto per farlo tornare in posizione iniziale. Il diaframma schiaccerà i polmoni e l'aria spinta verso l'esterno, arrivando alle corde vocali, le metterà in vibrazione. Questo è il meccanismo ed è quello che facciamo. Provo a farlo io. Fuori l'aria, inspiro.
e canterò la sillaba la, tenendola a un pochino lunga. Ok? La. Ok. Dunque, che cosa ho fatto? Ho aperto la bocca. Aprire la bocca consente al suono di uscire nella maniera migliore. Vedremo in lezioni apposta, fatte più avanti, l'apertura di ogni vocale. Cercheremo di capire come le vocali vanno pronunciate per quello che riguarda il canto, ovviamente. L'esercizio che poi tu potrai fare è esattamente quello che ho fatto io. Lo rifaccio, quindi si svuota, te lo rispiego, si svuota, si inspira controllando il tipo di respirazione, se non funziona svuota e ricomincia, dopodiché prendi la nota, che è questa che ti darò nei prossimi esercizi, e la. Vedi che io apro la bocca e ho anche l'idea di generare, di produrre un suono forte, forte, intenso, cioè con una certa intensità, potente, pieno. E questo è un aspetto molto importante all'inizio di questi, diciamo, di questa prima fase, quello di avere l'idea di generare un suono effettivamente stabile, potente, robusto, che in qualche modo possa riempire la stanza nel quale tu stai facendo gli esercizi. Questa è una cosa veramente molto importante. Un suono piccolino, timido, insicuro non ti aiuterà sicuramente nel costruirti una impostazione vocale, una tecnica di canto. Quindi è importante che tu riesca a generare subito dei suoni potenti. Non ti preoccupare se all'inizio usciranno delle note un pochino così traballanti, non particolarmente entusiasmanti. Tieni duro e continua a provare. Credo che in questa lezione ti ho detto un pochino tutto quello che riguardava questo discorso dell'emissione della voce. L'ho fatta abbastanza semplice perché vorrei che tu provassi subito a provare questo tipo di esercizio. Nelle prossime lezioni, la prossima sicuramente, io ti preparerò una serie di esercizi che facciamo insieme con i quali tu puoi effettivamente provare a cantare. Ti ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Grazie mille, ciao!